Il professor Gianelli, dottor Danisi, oggi si chiude un ciclo. Come avete vissuto questa giornata? Iniziamo dal professor Gianelli. È stata una giornata molto intensa perché siamo andati tra l'altro stamattina presto a Roma per discutere il reclamo su quel punto di penalizzazione. Abbiamo avuto tra l'altro una risposta interlocutoria ma che ci ispira fiducia, nel senso che la Corte di Giustizia federale ha chiesto un supplemento di atti e di documenti, ci sarà la discussione finale il 30. Ci sono quindi buone possibilità. Noi siamo fiduciosi naturalmente, poi con tutte le cautele del caso, e poi per il resto è stata una giornata elettrizzante, si è completato un ciclo, siamo molto contenti per come è finita, formuliamo i migliori auguri alla società di Gianluca Paparesta, siamo contenti che comunque sia ci sia un barese alla guida della nuova società, nonché un uomo di calcio e di pallone, meglio di così non poteva andare. Dei talismani, no? Sia il dottor Danisi che il professor Giannelli, a questo punto bisogna augurarsi che chi viene dopo di voi porti così tanto fortuna alla squadra, dottor Danisi. Ma sicuramente lo farà, indipendentemente dalla fortuna o altro. Noi diciamo che siamo soddisfatti per questo, in primo luogo oggi passaggio a un dato importante, è stato garantito il futuro del Bari, ecco, perché quello che talvolta veniva fuori da alcuni tifosi è che sarà il futuro del Bari, ecco, il Bari avrà futuro e un futuro importante, l'avete visto oggi, è in ottime mani, il Bari, una persona del calcio, un barese come diceva Gianvito, oltretutto io conosco molto bene anche Gianluca, un collega anche, una persona veramente capace, è in grado di poter gestire al meglio questa situazione. Dottor Danisi, tecnicamente oggi sono stati versati i soldi, com'è andata? Perché oggi si parla di firma, però spieghiamo agli ascoltatori e ai tifosi del Bari quali sono gli step della giornata. Oggi è stato sancito il passaggio di proprietà dell'azienda sportiva Bari Calcio, per cui è stato pagato il saldo dell'importo definito in base all'asta, per cui ora la nuova società è titolata a richiedere il titolo sportivo alla federazione, che è il tassello necessario per completare l'iter. Perfetto, ci sono possibilità secondo lei che si riesca quest'anno a centrare l'obiettivo massimo della Serie A, che potrebbe davvero rappresentare un'occasione straordinaria per chi è subentrato quest'oggi? Noi come sempre, ora parliamo da tifosi, non da curatore fallimento, siamo sempre, io con gli amici, perché ormai è un gruppo di amici, io dico qui nello staff del Bari, si va sempre un po' alla giornata. Ora abbiamo una partita importante di La Spezia e pensiamo a quella partita. Un tassello alla volta, importante. I ragazzi sono sempre vogliosi di fare bella figura, sono caricati al massimo e speriamo di continuare così. Pensiamo alla partita di domenica e di portare un risultato a casa. Non possiamo che ringraziarla a nome della redazione e di tutti i tifosi e ascoltatori del Canto del Gallo, sia lei che il professor Giannelli e anche il giudice Anna De Simone, che ha lasciato poi nel pomeriggio lo studio. Infatti, grazie. Grazie a voi. Grazie.